amici, benvenuti e bentornati su Diary of a Bibliophile. Io sono Erika e oggi vorrei parlarvi delle rose di Shell, di Chivaudan, nome impossibile da pronunciare. Prima di passare al libro devo farvi le mie solite premesse, ovvero se ancora non siete iscritti al canale ma vi piacerebbe seguire l'avventura sul web di Diary of a Bibliophile, beh, fatelo e cliccate soprattutto la campanella, così vi arriverà la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, perché infatti ne pubblico uno ogni domenica alle 15, come quello che state guardando in questo momento, attimo Inception. Se volete rimanere aggiornati con tutte le novità del canale vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram, che troverete linkati giù nell'info box e dove troverete anche il link per iscrivervi alla newsletter. La newsletter è completamente gratuita, vi arriva ogni venerdì nelle vostre caselle di posta. Se volete iscrivervi, come vi dicevo, il link è giù in descrizione. Sono tanti contenuti extra, libreschi e non, e anche tanti pensieri personali, quindi se vi può piacere è una cosa molto carina e mi diverto tanto a scriverla, quindi se vi va tutto nell'info box. Torniamo ora al libro di Chivaudan. Io veramente faccio una fatica a pronunciare questo nome, che non ne avete un'idea, ma non importa, perché io voglio parlarvi di questa autrice, voglio parlarvi di questo libro. In realtà di Chivaudan vi ho già parlato in un altro video recensione che vi lascerò linkato giù nell'info box, dove vi parlavo del riscatto di Donde, cioè questo libro che sono andata a prendervi. Comunque, se vi interessa, link giù nell'info box, arrivo. È un po' presto per dirlo perché il 2020 è appena iniziato, però secondo me questo sarà l'anno di Chivaudan. Io ho letto soltanto due libri suoi e me ne sono completamente innamorata, senza contare 7 minuti dopo la mezzanotte, che è stato scritto da Patrick Ness ma nasce da un'idea di questa autrice. Però insomma non mi stupisce che io sia qua a parlarvi delle rose di Shell, perché come Il riscatto di Donde mi è piaciuto veramente tantissimo. Le rose di Shell è ambientato nel sud dell'Irlanda, che è un punto cardinale un po' di tutte le storie di Chivaudan, perché l'Irlanda diventa, come dire, la tinta principale di quelle che sono le sue narrazioni. In particolare ci troviamo a Colbar, che è un villaggio molto piccolino nel quale abita la famiglia dei Talent. La famiglia dei Talent ha tra i membri la nostra protagonista, che è Michelle, che tutti però conoscono come Shell, e che purtroppo vive in una famiglia un po' problematica. Sua madre è venuta a mancare dopo una brutta malattia e lei è rimasta da sola con i due fratellini piccoli e il padre alcolista. La comunità di Shell non è una comunità particolarmente accogliente, infatti è una comunità religiosa molto riservata e anche un po' bigotta, che diciamo non aiuta particolarmente la famiglia dei Talent, anzi è una di quelle che sparla in continuazione. Se non fosse per Padre Rose. Padre Rose è questo padre che anima le celebrazioni della parrocchia dove si reca Shell, che per lei è un po' come un Cristo di nuovo sceso in terra e che sarà una figura molto importante all'interno del romanzo, in particolare legata allo sviluppo della stessa Shell. Una cosa che mi ha colpito moltissimo di questo romanzo è che parte come un vero e proprio romanzo adolescenziale, nel senso che si ha l'impressione che questo debba essere un vero e proprio romanzo di formazione, che in parte è anche questo, ma c'è molto di più che viene rivelato andando avanti, perché si parla anche di un mistero, di un crimine, quindi si aggiungono sempre più elementi al calderone di tinte irlandesi che ha creato Chivaudan, e quindi il romanzo risulta essere qualcosa di molto più complesso di quanto non ci si aspettasse già dall'inizio. Ma la cosa più particolare secondo me è che nonostante la profondità del romanzo, quindi comunque tutti i temi che vengono trattati, perché sono tanti e diversi che io purtroppo non posso approfondire perché non voglio rivelarvi nulla di troppo, perché ci sono anche dei momenti di grande sorpresa che mi piacerebbe tanto citarli per parlarne con voi, però inevitabilmente vi svelerei parti della lettura che magari vorreste approfondire voi per conto vostro. È che la vicenda non viene necessariamente approfondita troppo, non si ha la sensazione, come in tanti romanzi per ragazzi, che certe cose vengano nutrite di, come dire, di strutture articolate, vengano create queste strutture articolate per creare un legame forzato con il lettore, ma la vicenda viene narrata in maniera estremamente semplice. Io l'ho trovata molto rinfrescante come narrazione, perché è proprio il tipo di narrazione che ti dà l'impressione di star leggendo una storia vera e autentica. Non c'è infatti nulla di artificioso nelle rose di Shell, perché sembra veramente di essere quasi un abitante silenzioso della città che osserva da lontano le vicende di questa ragazzina senza riuscire a intervenire o senza volere intervenire. In un certo senso noi ci trasformiamo un po' negli abitanti della comunità che avrebbe dovuto proteggere la famiglia dei Talent, ma che in realtà se ne è altamente fregata, ed è qualcosa di estremamente potente avere questo sguardo sulla vita di questa ragazzina, che ha una vita pervasa di dolore, di difficoltà veramente innominabile, difficoltà che una ragazzina di 16 anni e soprattutto dei fratellini piccoli, che adesso non ricordo quanti anni abbiano, però insomma 8, 12, forse anche un pochino di meno,
vicende del genere non dovrebbero capitare a ragazzi così giovani ed è straziante essere i testimoni di questo. Io ho trovato anche delicatissimo il rapporto che vediamo intrecciarsi tra Shell e Jimmy e Trix, che sono i suoi fratellini, che è un rapporto dove lei si deve trasformare inevitabilmente in una madre, perché la figura viene a mancare, in realtà neanche il padre è particolarmente presente, e quando è presente non è certamente un buon esempio per i fratellini. Quindi vediamo sulle spalle di questa adolescente il peso di tutta la sua famiglia, il peso della morte della madre, il peso di una comunità che non la vede per quello che è, ma la vede come una ragazzina disagiata che forse non vale neanche la pena aiutare, perché tanto con un padre del genere che cosa vuoi sistemare in questa ragazzina? E sono tutti discorsi, tutte situazioni molto potenti, perché proprio le vedi nero su bianco, su carta, raccontate con questo stile coinvolgente ed evocativo che è tipico di Siobhan, che io ho conosciuto anche nel riscatto di Dawn, che vanno a creare un romanzo di una grande potenza, un romanzo forte, un romanzo anche crudo per certi versi. È un romanzo che umanamente fa scattare tanti allarmi diversi, perché si parla proprio della difficoltà che può vivere una famiglia quando un membro viene a mancare, la difficoltà che può vivere una famiglia in una comunità piccola dove nessuno ha intenzione di aiutarti, o l'aiuto che ricevi è un po' l'aiuto di facciata, no? Faccio questa cosa per te perché voglio che si veda che io faccia questa cosa per te, ma non è che voglio necessariamente spingermi troppo in là per darti una mano. E quindi c'è il sentimento di fratellanza tra questi tre fratelli che sono rimasti praticamente da soli per conto loro, che arrivano anche ad aiutarsi nei momenti di difficoltà maggiore, ed è bello vedere questo tipo di dinamiche e scorgere la bellezza dell'essere umani anche nella difficoltà, anche nell'orrore, anche nelle situazioni più brutte, pesanti e spaventose. Siobhan in questo è molto brava a rappresentare l'innocenza giovanile in contesti veramente terrificanti, in queste situazioni difficili che ti lasciano con un gran groppo in gola perché tu per primo vorresti fare qualcosa, ma sai che non puoi entrare dentro al romanzo per salvare questi personaggi da loro stessi. E c'è un passaggio che vi vorrei leggere che secondo me fa venire i brividi e che descrive anche molto bene un po' quello che è il, come dire, l'atmosfera del romanzo. Questo è un passaggio dove Shell si rende conto che ormai ha perso suo padre, che lui rimarrà sempre per lei suo padre, ma che proprio il papà che lei ricordava nel suo passato, nell'infanzia, che offre un contrasto molto forte, molto graffiante con quello che in realtà è diventato il suo presente, ormai è andato e non potrà più riaverlo indietro. Shell girò lo sguardo verso le squallide pareti del corridoio, esilarante, delirante. Papà aveva sposato l'alcol, non sua madre, e da molto tempo ormai nessuno riusciva a ricordare l'uomo che era stato senza di esso. Jimmy e Trix non l'avevano mai conosciuto, e per lei c'era stata la volta fra i cavalloni. Poi, anni di nulla. Anche per questo motivo, anche per quello che vi ho appena letto, io trovo che questo romanzo mi abbia colpito enormemente. Nella sua semplicità sa essere estremamente autentico e ti dà quasi l'impressione di star leggendo una storia vera, perché ti viene da domandarti, caspita, ma cosa è successo? Ma è successo veramente? Perché è proprio qualcosa che ti cattura, qualcosa che ti colpisce, perché lei in questa semplicità nasconde un tiro mancino, nasconde lo stomaco che si attorciglia di fronte alla tragedia. Quindi io aggiungo Siobhan nella lista di quegli autori di libri per ragazzi che sanno veramente scrivere libri per ragazzi, perché non hanno paura di osare, non hanno paura di andare oltre, non hanno paura di proporre ai ragazzi romanzi forti come questo, perché non prendono un personaggio e lo costruiscono attorno ad un'unica caratteristica, ma loro buttano dentro tanto la varietà, costruiscono qualcosa che sia vero, che possa sembrare vero, che possa offrire un tipo di esperienza narrativa il più complessa possibile, e io per questo l'adoro tantissimo. Bene, il video di oggi finisce qui, io spero che vi sia piaciuto. Se avete letto questo libro fatemi sapere sotto nei commenti come l'avete trovato, o in generale se vi ho un po' incuriosito con questa recensione. Detto ciò, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!